Cannabis ed eutanasia legale, questi temi dell'incontro pubblico organizzato ieri pomeriggio in via Magliocco a Palermo da Più Europa. Presenti Riccardo Magi, presidente deputato di Più Europa, autore dell'emendamento che ha introdotto la firma digitale, che si è espresso sul tema della legalizzazione come strumento principale per combattere le mafie. La legalizzazione della cannabis è il modo più efficace per dare un colpo al mercato illegale, al mercato criminale che adesso è in mano alle mafie, ma i benefici sono molti altri. La salute dei cittadini, cioè avere una sostanza che è controllata, i tribunali che sono pieni e sovraffollati per processi inutili. In Italia il principale motivo per cui si finisce in carcere è violazione della legge sulle droghe. Quindi cominciare ad affrontare la questione da un altro punto di vista. L'attuale normativa non ha funzionato. Promotore dell'incontro Fabrizio Ferrandelli, membro della segreteria di Più Europa, che parla di eutanasia e cannabis come temi rimossi dall'agenda pubblica, finiti in una spirale del silenzio. Noi vogliamo rompere il muro del silenzio e soprattutto dell'ipocrisia e dei finti moralismi. La cannabis gira nelle piazze d'Italia, ci sono piazze dello spaccio in ogni città, in ogni comune, e noi vogliamo che la cannabis, al pari dell'alcol, così come del tabacco, sia nelle mani dello Stato. Se non è nelle mani dello Stato, è nelle mani delle mafie e della criminalità organizzate. Poi riteniamo che vada fatta una giusta campagna di informazione e di sensibilizzazione per gli abusi, così come l'alcol, come il tabacco, che hanno degli effetti deleteri sulla persona perché alterano le qualità psicofisiche. Anche la cannabis è chiaramente una sostanza stupefacente, ma non è negando che sia nelle nostre case, nelle nostre piazze, fra i nostri ragazzi, nelle nostre comitive che noi affrontiamo il problema. Questo referendum sta volando, siamo ad oltre 600.000 firme in pochissimi giorni di raccolta, segno che gli italiani ci sono, che vogliono partecipare. Fra l'altro lo stanno facendo anche con l'identità digitale, una nuova formula di raccolta, oltre che i nostri gazebo in giro per tutta Italia, perché c'è una parte di Italia che rompe il muro del silenzio, che vuole combattere, che sta per strada e che vuole dire la propria. Sta a cuore degli italiani anche il tema dell'eutanasia. Sì, riteniamo che ognuno di noi abbia il diritto di vivere una vita dignitosa dall'inizio alla fine.